giorno del trasferimento di Caterina a Castel Sant'Angelo, Ezio e Machiavelli si unirono alla folla che si era radunata davanti a una carrozza con finestrini oscurati e l'insegna dei Borgia sulle porte. Salve cittadini di Roma! Ammirate questo splendido spettacolo! Caterina Sforza, gran puttana di Forlì, finalmente è stata messa in ginocchio! Ah! Nessuno può scendere più in basso di Lucrezia Borgia! Chi ti ha ridotta così? Tuo fratello o tuo padre? Forse entrambi, magari contemporaneamente? Chiudi la bocca! Nessuno può ingiuriare Borgia! Lo stesso accadrà a chi intende opporsi a noi! Popolo di Roma, sii forte! La tua ora arriverà e sarai libero, lo giuro! Intendono torturarla. Tu sei qui per Cesare e Rodrigo. Caterina è un potente alleato. Se l'aiutiamo ora che è debole, saprà esserci riconoscente. Forse. Ma prima uccidi Cesare e Rodrigo. In silenzio, guardando oltre il parapetto, vide quello che doveva essere il cortile delle scuderie. Quattro uomini che Ezio riconobbe camminavano in quel cortile. Al diavolo il Papa, voi rispondete solo a me. Roma è la colonna che tiene in piedi tutta la nostra impresa. Non può vacillare. E nemmeno voi. E il Vaticano? Quei vecchietti stanchi. Fingete di assecondarli, presto non ne avremo più bisogno. Ti ho lasciato lì. È in ottime mani. Ezio riprese a scalare la parete esterna cercando di scoprire dove si trovava Caterina. Notò una luce provenire da una finestra, guardò con cautela e vide Lucrezia. Cesare. Lucrezia. Sei stata cortese con la nostra ospite. Quella boccaccia. Come vorrei cucirgliela. A me piace aperta, invece. Oh. Hai parlato con il Papa dei fondi richiesti dal mio banchiere? Non si trova al castello. E bisognerà convincerlo quando sarà di ritorno. Questo non sarà un problema, vero? No. Però qui mi sento sola. Io e te stiamo così poco insieme ultimamente. Sei così impegnato con le tue altre conquiste che... Presto. Non appena salirò sul trono d'Italia, tu diventerai la mia regina. E la solitudine sarà per te solo un ricordo. Ah, non vedo l'ora. Comportati bene in mia assenza. Aprite! Il comandante in capo sta partendo per Urbino! Buona fortuna a voi, Cesare! Ho l'impressione che Machiavelli resterà molto deluso. Ezio si concentrò di nuovo sull'impresa di trovare Caterina. In alto, sul lato occidentale di Castel Sant'Angelo, notò una finestrella incassata nel muro, da cui proveniva una luce fioca. Sembrava una cella ed Ezio sperò di essere sulla pista giusta. Apri la cella. Com'è stato il viaggio a Roma? Eri nella carrozza privata di Cesare. Sei patetica, Lucrezia. Di che ti ha parlato? Dei suoi piani per Napoli? Ti sono piaciuti? Non me ne ricordo. Forse ricorderai questo. Ah! Così impari ad alzare la cresta. Rinchiudila e portami la chiave. Ezio ascoltò il rumore dei passi di Lucrezia farsi sempre più deboli. Rifletté. Il modo migliore per raggiungere la cella sarebbe stato dall'alto. Si arrampicò fino a raggiungere un'altra apertura che dava su un camminamento.
Lì erano in servizio delle sentinelle e li uccise. Saltò dentro e giunse davanti a un uscio da cui scendeva una scala in pietra. Per andare verso la cella di Caterina, scese di due piani senza incontrare nessuno. Appena la parete curvò, Caterina scorse Ezio e attirò l'attenzione delle guardie. Portarvi altro, principessa? Ezio, tu che cosa ci fai qui? Una visitina ad Alsarto. Se mi salvi, farai solo infuriare Cesare. Per fortuna non è qui. Per caso non c'è una seconda chiave? La guardia l'ha data a Lucrezia, quindi temo di no. Sai dove si trovi? Le sue stanze sono in cima al castello. D'accordo, resta qui. Fa conto di avere già la chiave. Non vado da nessuna parte. Esplorando, trovo Lucrezia in terrazza, seduta su una panca sotto l'arco formato dai rami di un grande albero, ma non era sola. Mi amo così tanto che vorrei cantarlo al cielo. Ti prego. Sussurralo solo a te stesso. Se Cesare lo scoprisse, Dio sa cosa potrebbe fare. Non siete... Cos'è stato? Sono in ritardo per le prove. Addio, cuor mio. Ho ascoltato l'intera conversazione, mia signora, e farò da garante. Bene. Dillo a Cesare. Vedremo come starà con un piede nella scarpa sbagliata. Sì, mia signora. Ezio si diresse verso di lei. Vi prego, proseguite. Non intendevo interrompervi. Ezio, auditore da Firenze. Che piacere vedervi finalmente in carne e ossa. Peccato che Cesare non sia più qui. Sarebbe piaciuto anche a lui. Non ho nulla contro di voi, Lucrezia. Liberate Caterina e me ne andrò. Impossibile. Allora non mi lasciate altra scelta. Guardie! Ezio era pronto ad affrontare le quattro guardie che arrivarono di corsa dal suo appartamento. Prendete quel bastardo! Non posso lasciarvi qui a combinare guai. Verrete con me. Se urlerete, sarò costretto a tagliarvi la lingua. Ora liberate le principesse dai castelli! Ezio tirò in piedi la sua prigioniera e la riportò alle celle. Salute, Lucrezia. Mi sei mancata. Vai a farti fottere, puttana! È sempre un piacere. Portala qui, prendo io la chiave. Che classe. Guardie! Guardie! Ah! Ora sta un po' zitta! Vuoi camminare? No. Dovremmo uscire dalla porta principale. Ezio la sollevò tra le braccia. Avrebbe dovuto farla cadere come un sacco se fossero stati sorpresi dalle guardie. E lui avesse avuto bisogno di usare le armi. Quella notte alla villa ho dovuto rinsaldare la nostra alleanza per proteggere Forlì. Lo capisci, vero, Ezio? È la politica. Naturalmente, lo sapevo. Non devi aggiungere altro. Procedette silenzioso e veloce.
Lei era leggera e, malgrado la prigionia, i suoi capelli profumavano ancora di vaniglia e rose, facendogli tornare in mente i momenti più felici che avevano vissuto insieme. Non ti permettere. Avevano raggiunto la porta della scuderia, ma era chiusa. Ezio mise Caterina a terra. Ai lati delle mura c'erano due leve e le tirò. Scelsero rapidamente due cavalli e fuggirono. Un passaggio ad arco conduceva fuori dalla scuderia e da lì Ezio intravide la porta principale di Castel Sant'Angelo. Era sorvegliata ma aperta. Si stava avvicinando l'alba e senza dubbio erano attese consegne dei mercanti dalla città. Vai all'isola Tiberina, lì troverai Machiavelli. Mi sta aspettando. E tu cosa farai? Qualcuno deve stare qui a distrarre le guardie. Torna tutto intero, o non potrò mai perdonarmelo. Va! Ezio aspettò le guardie nel ponte per creare un diversivo, un ritardo, qualcosa che potesse dare del tempo a Caterina di scappare. Lasciandosi alle spalle panico e confusione, Ezio si diresse a oriente. Il cuore gli si gonfiò in petto. Aveva salvato Caterina. Si diresse a piedi verso l'isola Tiberina. Una volta raggiunto il nascondiglio, scoprì che Caterina era arrivata sana e salva. Dov'è Machiavelli? Non l'ho trovato. Ho portato qui la contessa. Caterina, ti dispiace dirci dove sei stato? A cercare Ezio. Che mi dite di Cesare e Rodrigo? Cesare se n'è andato prima che potessi avvicinarlo. Quanto a Rodrigo, non c'era proprio. Che strano. Rodrigo di solito è al castello. Davvero molto strano. Che spreco di tempo. Senza offesa. Figuratevi. Ora che Cesare si trova a Urbino, dobbiamo rinforzarci. Pensavo volessimo colpire subito. Impossibile. Cesare comanda un esercito enorme in Romagna. Non ce la fareste mai. Io dico di operare qui, a Roma. Erodere l'influenza dei Borgia e rafforzare la nostra. E ho intenzione di iniziare da subito. Volpe, porta qui Claudia e Bartolomeo. Machiavelli, raggiungimi fuori. Abbiate cura di lei. Guarda, i Borgia privano il popolo di tutto per mantenere il potere. E che cosa intendi fare? Lo recluteremo per la nostra causa. Starai scherzando. Per vincere la guerra, Machiavelli, ci servono combattenti leali. Reclutando nemici dello Stato, riarmeremo coloro che sono stati disarmati dai Borgia. Allora va. Trova le nostre prime reclute. Aveva fatto un buon lavoro, convertendo con discrezione alcuni cittadini delusi alla causa. Ezio già pregustava un po' di tranquillità per riflettere e pianificare, ma scoprì che c'era un visitatore, uno che voleva che la sua presenza non sarebbe stata notata. Chi è là? Ezio! Leonardo! Sapevo che c'eri tu dietro l'attacco al castello. Lieto di vederti, amico mio. Vieni qui. Perdonami, i Borgia hanno richiesto i miei servigi. Avrebbero potuto uccidermi se mi fossi rifiutato. Che cosa vogliono? Macchine da guerra,
Ho inventato le armi per tutte le guardie dei Borgia e anche altre mostruosità. Sono molto ben progettate. Tieni. I nomi dei Templari che seguono la loro costruzione. Cesare vuole rifornire il suo esercito delle mie creazioni. Devi distruggerle. Grazie. E prenderò cura dei progetti e delle macchine. Temo di portare notizie anche peggiori. Hanno la mela. Sì, lo so. Avevo dato io la mela a Mario. Mi dispiace, Ezio. Cesare me l'ha data per studiarla e farla funzionare. Poi Rodrigo l'ha presa e ora non so dove sia. Prima o poi la recupererò. Leonardo, ho perso tutte le invenzioni del codice che mi avevi creato. Non sarà difficile ricostruirle. Non dimentico mai un progetto. Però dovrei rimborsarmi le materie prime. Davvero? Non ti pagano abbastanza al Vaticano? Poco. Davvero poco. Se vogliamo farcela, non devono mai vederci insieme. Un indice puntato? Indica dove devi sederti. Quindi siedi. Certo, maestro. Quando tornò per un incontro organizzato in anticipo, scoprì che Machiavelli l'aveva preceduto. Dove sei stato? Tutti abbiamo dei segreti. Mi sono preso la libertà di organizzare le comunicazioni con le tue reclute. Utilizzeremo i piccioni viaggiatori. Grazie, Machiavelli. Bartolomeo si scusa, ma i francesi hanno raddoppiato gli attacchi. Claudia. Ezio. Dunque, ho ideato un piano contro i Borgia. Possiamo prenderne di mira i rifornimenti o i seguaci? Intendo colpire entrambi. Se gli tagliamo i fondi, Cesare perderà l'esercito e tornerà senza uomini. Quindi, vi chiedo, da dove prende il denaro? Volpe? Al Papa il denaro lo presta Agostino Chigi, ma Cesare fa affari con qualcun altro. Per il momento sappiamo soltanto che si fa chiamare il banchiere. Conosco una persona che gli deve dei soldi. Il senatore Egidio Troche viene ogni giorno a lamentarsi. Bene, seguirò quella pista allora. I francesi sorvegliano la strada che porta al castello. Non potrai colpire Cesare al suo arrivo. Intendo uccidere il generale francese. Con la sua morte, Bartolomeo costringerà i francesi sulla difensiva, facendogli abbandonare il ponte. Anche senza le sue truppe, la guardia papale continuerà a proteggere la porta interna. C'è un ingresso laterale. L'ultimo bambolotto di Lucrezia, Pietro, ha la chiave. Si trovava al castello. Torna da me più tardi. Intanto chiederò ai miei ladri di individuarlo. Dove stai andando? Non servo a nessuno senza Forlì. Resterò con i miei figli, in attesa di riavere le mie terre. Vorrei che rimanessi. Ora sei tu il capo degli assassini. Riuniscili, Ezio Auditore, e riconquista Roma. Vittoria agli assassini!